Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo in diretta, Radio Gamma 5 FM 94. Abbiamo un ospite, Ettore, a te il microfono, Ettore. Buonasera a tutti. Ecco, dopo una pausa estiva, l'amico Francesco mi ha invitato a parlare di Celti e di Veneti antichi, la passione che io coltivo da diversi anni. Già voi avrete sentito da questo microfono alcuni miei interventi. Ecco, prima di iniziare poi tutta una scaletta che mi ero preparato, volevo ricordare a una signora di Vigo d'Arzare che all'ultima trasmissione aveva chiamato, che voleva alcune informazioni e anche a riguardo voleva collaborare con la nostra associazione. Ecco, io proprio per distrazione ho perso quel numero di telefono. Ecco, se questa signora è all'ascolto, la pregherei poi di telefonare al 049 700 777 e ridarmi il numero per far sì che poi io possa comunicare magari le prossime iniziative che l'associazione Matta Ciancia ha sul territorio. Ecco, poi io so che Francesco aveva parlato precedentemente a quest'ora della festa dei Veneti che è stata fatta domenica a Cittadella. Noi eravamo presenti con il nostro gruppo in arme, che è i Veneti a Victris, che si rifà un po' ai guerrieri paleoveneti e poi a tutto il suo insieme. Ecco, io volevo ringraziare Patrick delle Raise Venete e Davide, questi due ragazzi giovani che hanno organizzato, questa è la seconda edizione, hanno fatto questa festa che secondo me deve avere il plauso di tanta gente, perché avere visto una volta sola una combina di figure in costume e poi nei vari gazebi che erano distribuiti sulla piazza, tutte quelle tradizioni e antichi mestieri che si prestavano così all'attenzione della gente che è venuta a vedere, secondo me merita veramente che la prossima edizione, che sarà la terza del 2006, molta gente insomma venga a vedere e sostenga questa causa che Patrick e Davide, a sostegno del Veneto e dei Veneti, portano avanti. Sì, perché appunto è una cosa importante, ben realizzata, unica, e poi essendo una festa culturale forse ha una valenza ancora maggiore, perché non esistono di pari, di simili, e soprattutto perché non è schierata e perché si rivolge a tutti. Sì, infatti è una cosa che ha puntualizzato dal palco anche Patrick, questa, io trovo giusto che sia così, perché chi fa cultura insomma non deve avere poi il peso politico sulle spalle, perché a volte anche a me capita che ricevo telefonate da persone in cui intendono metterci il cappello politico su questa cosa. Cioè, tutti noi abbiamo la nostra idea e resterà una nostra idea, però quella che è cultura è giusto che sia padrona di tutti, insomma. Sì, anche perché dico feste del genere che siano soprattutto sull'identità e che riescono a dare un panorama così completo non esistono. Forse proprio la festa dei Veneti di Cittadella è l'unica che esiste, proprio perché poi c'è anche ammettere che Raise Venete è un'organizzazione, un gruppo che si è veramente impegnato tantissimo nel cercare di mantenere la memoria, il ricordo, le iniziative, basata sul volontariato. Il fatto che un'organizzazione che non ha protezioni, non ha ganci, non ha niente, riesca a fare una cosa del genere, dimostra che se c'è della buona volontà e un po' di fortuna si riescono a fare delle grandi cose, insomma. Anche perché a una festa hanno partecipato migliaia e migliaia di persone, e anche questo è un evento importante. Come sempre, le cose utili e interessanti hanno la censura della stampa, perché non è che ne hanno parlato molto dopo della festa, pur essendo un evento così importante. Hai puntualizzato bene, Francesco. Purtroppo è così, non si capisce come mai che
Non voglio dire che è stata boicottata dal tutto, però non ha, secondo me, il giusto rilievo che dovrebbe avere questa festa, per esempio del Palio di Montagnana, che comunque io trovo una cosa straordinaria, però si sono riempite le pagine, e invece di una festa come quella che porta avanti tutte le antiche tradizioni e le identità dei veneti, insomma, si fa un trafiletto e buonanotte. Insomma. Se si fa, perché dopo la festa, sapevo un solo articolo, il Mattino di Padova, che ha pubblicato un articolo. Per fortuna che c'è il Mattino, che ogni tanto a livello locale, no, anche il Gazzettino, devo dire la verità, ha scritto qualcosa. Prima però. Sì, prima, però poi non lo so se sia per mancanza di spazio o cosa, comunque, ecco, se c'è magari qualche giornalista del Gazzettino e comunque anche del Mattino, io lo consiglierei, tra virgolette, magari di fare veramente un esame, ecco, che in futuro... si ricordi anche di queste cose. Tra l'altro sembra che sul territorio stia nascendo comunque un crescente interesse per quanto riguarda le rievocazioni storiche e le sfilate in costume e quant'altro, che speriamo che veramente ci sia un seguito, ecco, perché secondo me questo fa parte di un'eredità che io non voglio perdere. Sì, beh, io ricordo che Raise Venete pubblicherà le foto sul suo sito, perciò il sito è www.raisevenete.net. Per quanto riguarda la partecipazione di noi pagani, voi andate su www.federazionepagana.it e trovate già le foto caricate della sfilata con la Dea Reiti, che noi come pagani abbiamo fatto a Cittadella il 4 di settembre. Ecco, tra l'altro, Francesco, penso che ve l'abbia già detto, si sono fatti anche delle belle magliette con la figura della Dea Reiti. Purtroppo il sottoscritto è rimasto senza, perché... Ah, per la prima di taglia? Il bel Francesco ha pensato di fare delle taglie molto ristrette. No, ma no, cioè, se tu pensi che noi le abbiamo fatte nel periodo di agosto, è stata già un'impresa riuscire a farle. Cioè, nel senso che sì, noi siamo partiti all'inizio di agosto per trovare, penso, trova appunto il disegnatore, trova appunto chi te le faccia, trova le magliette, è stato arduo trovare tutto, insomma, riuscire ad arrivare il 4 di settembre con le magliette fatte, insomma. Comunque dai, per chi vuole, le magliette ce ne sono ancora, e tanto non costano neanche tanto, costano 10 euro, di ottimo cotone, tra l'altro. Bene. Allora, io vi ho già parlato diverse volte sulla tematica dell'erboristeria, perché i Celti erano, ma non solo i Celti, comunque tutto il mondo antico era famoso per la cura del corpo e anche delle varie malattie tramite le piante selvatiche. Ecco, io volevo così, per iniziare un po' questa trasmissione, farvi un po' il punto di alcune piante, e poi eventualmente tratterò proprio in origine da alcuni scritti che ho trovato, vi parlerò poi dei Celti. Allora, della pianta che vi voglio parlare adesso è l'equiseto. Molti di voi la conoscono perché è una pianta che cresce lungo i bordi dei fossi o nelle zone umide. E si chiama Equisetum arvense, della famiglia delle Equistacee. Le caratteristiche che ha questa pianta: ha due tipi di fisotto ed è molto sterile, è ad un'altezza di circa 30 cm. Sulla sommità di ciascuna questa pianta, che se viene scossa fa una nuvola giallo-verde, forse molti di voi si ricordano che magari camminando lungo le zone umide magari si pesta o si dà un calcio a questa pianta, lascia, ecco, questa polvere. E il periodo di fioritura è a marzo-aprile e giugno. La curiosità di questa pianta è che il suo nome deriva da crine, cavallo, e seta, crine, cioè coq,
causa della forte presenza di silicio, che veniva usata anche per lucidare i metalli. Le proprietà officinali sono i fusti sterili di silicio, saponina, flavonidi e sostanze amare. Pensate che era molto utile come emostatico, antidiuretico e antitubercolare, ed è molto usato per preparazioni di erboristeria. Addirittura i contadini una volta la usavano come sostituto di carne e pesce, bollendole in acqua i giovani germogli, che poi venivano infarinati e cotti sott'olio. Ecco, un'altra pianta interessante è il susino selvatico, della famiglia delle rosacee. Ecco, è una pianta che cresce a cespuglio fino a 3 metri di altezza. E le foglie sono lanceolate, seghettate, pelose. I fiori, che germogliano fra maggio e aprile, e anche questa è una pianta che cresce lungo le strade e in territori molto assolati. I frutti, che è una specie di susino, però non è il susino che si trova in questo periodo, i frutti sono commestibili e vengono impiegati nella preparazione di marmellate e bevande alcoliche. Fiori e semi e foglie e corteccia hanno una sostanza che produce l'acido cianitrico, che è molto tossico e si riconosce per l'odore e il sapore, che assomiglia alla mandorla amara. I frutti sono molto graditi dagli uccelli, volpi, e nelle antiche credenze popolari il susino selvatico era considerato un albero magico, in grado di ospitare il bene e il male, e si riteneva che proteggesse le case dal fuoco e dai fulmini, e dalle malattie, dalle calamità e dai demoni. Pensate un po' che il legno di questo pruno veniva usato per costruire le bacchette magiche. Questa era una curiosità. Adesso usava anche nel nocciolo, comunque, per anche le bacchette. Ecco, anche il nocciolo, sì, era molto particolare. E a parte che sai che il nocciolo è lunga, perché il periodo per costruire una bacchetta magica ci vogliono 40 giorni, 40 notti. Non è che sia così, cioè, tu sì. Stacchi. Sì, a tutta. Poi ho anche qualcosa riguardo anche del nocciolo, ma comunque era, adesso volevo così tanto per ecco, far sapere a chi ci sta ascoltando un 3 o 4 piante. La borragine, anche questa è una pianta che cresce nei limiti dei campi, è una pianta un po' insignificante, però ha dei fiori secondo me molto belli, perché hanno un blu molto intenso ed è molto particolare la borragine. È pianta animale che è sull'altezza di 30-40 centimetri. E sia il fusto che ha i fiori, che sono ovali e sono completamente coperti di fiori. Ecco, come vi dicevo, con 5 petali di un blu profondo. La corolla ha la figura a 5 punte e il periodo di fioritura è maggio-settembre. Il suo habitat è spontaneo nelle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, nei terreni coltivati e nei campi di erbacee, come vi dicevo, fino a un'altezza di 800 metri la si può trovare. Curiosità è che le giovani foglie si consumano in insalata e cotte insieme ad altre verdure, oppure può essere congelate in cubetti, e poi questi cubetti servono per dare un tocco festivo ai punch, pensate un po'. Presso gli antichi romani il vino della borragine era ritenuto un antidoto alla borac, che praticamente ha la paura, e
che questi cubetti venivano poi messi assieme al vino e ti faceva passare un po' quella che poteva essere il patema d'animo, come a volte noi magari mettiamo un goccio di aceto sull'acqua per calmare alcune situazioni di paura, invece gli antichi usavano la boragine. Ecco, infatti qua poi si dice che gli antichi la usavano anche per curare il mal di testa, da sbronza. E la boragine incoraggia anche tradizionalmente chi magari la usava per decorare nelle occasioni di matrimonio, quando magari c'erano situazioni così che fra marito e moglie non correva tanto buon sangue, ecco, questa serviva appunto per dare coraggio, e veniva chiamata anche l'erba della contentezza. Molte piante hanno questa funzione positiva, quasi tutte le ce l'hanno. L'ortica, ecco, chi non conosce l'ortica, chi non si è punto sull'ortica, infatti si chiama urticacea, appunto perché urtica. È una pianta che può raggiungere anche un metro di altezza ed è completamente coperta di peli a piccoli fiori verdi con delle pannocchiette pendenti. Il periodo di fioritura è giugno-luglio. E sapete, è una pianta che cresce in tutta Europa ed è molto ricca di azoto, e la si trova nei margini delle strade e al limitare dei boschi. I peli sono urticanti se toccati, e se si rompono in cima versa un liquido contenuto sotto pressione che è molto urticante e ha un acido resinoso, e il liquido provoca anche la comparsa di vesciche sulla pelle, quelle vesciche rosse, magari chi si ricorda da giovane quando si correva con le pantaloni corti, io per esempio ho i ricordi di questa cosa. Ecco, alcune specie indiane, cremulata si chiama, possono provocare anche gravi fenomeni di urticazione. Fibre pregiate, ecco, tra l'altro poi l'ortica ha anche è proprietaria di una fibra molto pregiata che è molto simile al lino, e questa specie, che è cinese, possono anche tessere alcuni vestiti che si chiamano ramie in Cina. E tra l'altro qua ci dice che aggiungendo una ventina di foglie d'ortiche sulla grappa gli dà un intenso colore verde smeraldo. Tieno conto che può essere usata come antiparassitario, praticamente si fanno i bagni, e ha anche una funzione erotica. Si dice che un uomo forzato sul sedere con l'ortica ha subito un'erezione. Almeno si dice le leggende popolari, i vari racconti. Però ad esempio può essere usata proprio anche per proteggere le piante da attacchi parassitari, facendo un pezzo di beverone con l'ortica, proprio perché essendo tossica e vescicante viene spruzzandola sulla pianta da proteggere, e la protegge dagli attacchi parassitari. Ecco, per esempio al nocciolo, che citava prima Francesco, il nocciolo, che si chiama Corylus avellana, nella mitologia celtica nessuna pianta è citata quanto il nocciolo, che era chiamato anche l'albero del Signore, e dal calendario arboricolo irlandese è simbolo della conoscenza delle scienze e delle arti, derivante da una realtà superiore. E quando i figli di Milie, cioè i Gaeli, invadono l'Irlanda, i Tuatha De Danann, che era un popolo, hanno tre re, Mai Cuil, vale a dire Centaur, il nocciolo era il suo dio, Mac Cec, vale a dire Tetor, era l'aratro, era il suo dio, Mac Grain, vale a dire Cetor,
il sole era il suo dio. Risulta evidente in questo caso la classica tripartizione delle funzioni della società indoeuropea ed è altrettanto chiaro che Maquil, il figlio del nocciolo, è rappresentativo della funzione druidica. Masticare le nocciole era probabilmente un'operazione comune prima di profetizzare, perché rendeva ispirati. I druidi incidevano degli incantesimi ogamici sui bastoncini di nocciolo, confermando la predilezione che gli dèi nutrono per questo albero e per il suo frutto. Gli ogam sono dei bastoncini in cui sono incisi delle figure che era l'antica scrittura celtica, perché come sapete i Celti non scrivevano, non hanno lasciato scritti. Nelle avventure di Cormac il re giunge ad un certo punto alla fortezza ultraterrena di Mahanan, dove trovava fontana scintillante da cui si dipartono 5 ruscelli e da cui attorno alcuni uomini si dissettavano. Attorno ad essa crescono i 9 nocciolli perenni color porpora di Buan, che lasciano cadere le nocciole dell'acqua e i salmoni se ne cibavano, lasciando poi galleggiare i gusci lungo la corrente. Lo stesso Manan spiegherà poi a re Cormac che i fiumi sono 5 come i sensi, attraverso i quali si ottiene la conoscenza, impossibile da raggiungere senza essere abbeverati alla fonte o ai fiumi. La nocciola è il simbolo della conoscenza interiore, della ispirazione poetica. È importante notare poi che i 9 noccioli necessitano di 9 anni perché la prima nocciola maturi e cade in acqua, e 3 volte 3 è numero denso di significati esoterici e spirituali in quella celtica come in molte altre tradizioni. Ecco, beh, c'è da aggiungere poi che gli antichi venti facevano delle offerte di gusci di nocciola alle divinità. C'è una telefonata, voi che diamo via le telefonate? Ok, c'è dai, sentiamo magari. C'è. Sì, pronto? Perci, schifosi, luamari! Bravo! Imbriaghi! E dopo? No, oh, cosa hai combinato? Beh, questo ascoltatore logicamente non ha avuto il coraggio, ha detto tre parole proprio striminzite, sicuramente ha fatto anche il pappagallo e proprio ha riattaccato. Probabilmente a malincuore il Veneto è ricco di questi personaggi. Fortunatamente c'è anche gente molto più intelligente di questa. Ogni commento lo lasciamo poi agli ascoltatori comunque. Sì, beh, io ricordo che se qualcuno vuole intervenire in tema, logicamente, 049 700 700 e 049 700 838. Ce n'è un'altra, vediamo. Sì? Pronto? Sì, ciao. Ciao, Francesco, ciao. Sono Mario. Di tutto, sei in diretta, sì. No, no. Ah, vedevo... ti parlo al telefono. Mi senti adesso, sì? Interessante quello che state dicendo, niente, volevo dire... Probabilmente questo signore qua avrà mangiato tanta pianta dell'ignoranza. Sì, beh, purtroppo forse quella crema. Forse esisterà anche, non lo so. Lo chiedo a voi se esiste, perché sono molti che ultimamente si stanno abbuffando con questa pianta qua. Vi saluto. Grazie, ciao. Ciao. Sì, effettivamente qualcuno la coltiva l'ignoranza e qualcuno si fa coltivare. Naturalmente io sono convinto che Francesco sia uno che, se trova corrispondenza, può invitare chiunque qua in radio, sì, che poi può proporsi e parlare di quello che è tradizioni, cultura, no Francesco? Sì, non c'è problema. Allora voglio dire, queste persone che magari chiamano per insultare senza capire magari i significati, trovano il tempo che trovano. Ce n'è un'altra. Sì, pronto? Guida, ciao, ciao Francesco. Ciao Marco. Ciao Ettore. Ciao Marco. Niente, mi vuoi so che semplicemente salutarvi, salutare anche a tutti quei dei stand che era la domenica, e vuoi anche ringraziare un di quei del gruppo, che non mi ricordo il nome, ma Ettore sa, qui chi fa rievocazione degli antichi Vitrix, guerrieri veneti. Mm. Mm-hmm. Venezia Vitrix. Sì, che è stato gentilissimo a spiegarmi una mezza oretta abbondante tutti i discorsi, sua storia e suo stile, sul quale lui si rifà.
Niente, peccato che ne venisse a scavazzon. Che mi ha un po' che tagliare la serata, comunque. Tutto a posto. Bon, vi ringrazio e vi saluto. Ciao Marco. Ciao. Beh, Marco è una delle persone che ha partecipato alla festa di Cittadella, ha anche sfilato, e anche lui ha trovato che la festa è stata veramente, veramente una bella impresa, una bella riuscita, una bella festa. Ecco, però vedi, Francesco, Marco era magari era una persona interessata magari all'abito che noi indossavamo, è uno che ha cercato di capire. Sì. E poi ha trovato degli interlocutori in cui gli hanno spiegato il perché noi facciamo queste cose, il perché delle nostre, del nostro portare avanti, ecco, questa ricerca sui guerrieri venetici, che erano dei guerrieri temibilissimi, coraggiosi, e che gioco forza hanno difeso strenuamente questo territorio, perché come ben sai i Celti qua sono stati di passaggio perché non avevano coraggio poi di entrare, ecco, sul territorio veneto. Però anche qua comunque ci sarebbe da fare veramente un bel discorso. Va bene, adesso io vi volevo un po' introdurre, che poi magari una cosa che riprenderemo anche in seguito, perché ci vorrebbe tantissimo tempo poi di parlare. Comunque cercherò, ecco, di introdurre un attimino le origini del popolo celtico, ecco, fin quanto il tempo ce lo permetterà, perché poi penso che fra una ventina di minuti apriremo le telefonate. No, va bene, Francesco? D'accordo. Ecco. Le origini del popolo celtico è indoeuropea. La parola celtico ha origine dal greco keltoi, che gli abitanti di Marsiglia, città fondata dai Focci, attribuirono ai membri di questa tribù belligerante. La loro prima area geografica di residenza è l'Europa centrale, in particolare tra la Boemia e la Baviera, dove ha avuto a lungo la cosiddetta cultura del lunetice, particolarmente legata alla lavorazione dei minerali e alla astorizia. Da questa cultura hanno avuto origine anche gli italici, gli illiri ed i veneti. Sicuramente la genesi dei Celti ha risentito interazione tra le varie popolazioni, è dunque opportuno fare una premessa. Intorno al 4000 avanti Cristo esisteva una civiltà denominata di Atlantide, che abitava nella zona del Baltico, che sarà nel Medioevo luogo della Lega Anseatica, in particolare nello Jutland e nella bassa Scandinavia. Questa civiltà, racconta Erotodo, era particolarmente progredita, abile nella costruzione dei templi e degli stadi, aveva una certa esperienza nella navigazione, cioè è provato dalle costruzioni megalitiche dei menhir della Bretagna, Carnac, dell'Irlanda e del Galles e dell'Inghilterra, Stonehenge, dove nelle vicinanze è stato forse rinvenuto un probabile stadio per le corse equestri. Tale costruzioni di dolmen avevano come scopo la guida degli astri, in cui tali popolazioni credevano. Ecco, non a caso che ne abbiamo accennato anche qua, le famose motte di San Martino di Lupari, anche quelle avevano praticamente uno studio sugli astri. Beh, a parte che hanno fatto proprio quest'anno un'enorme scoperta in Germania di altri templi assomiglianti alle motte, costruite proprio con terra, di dimensione gigantesca, cioè proprio addirittura li hanno paragonati i più grandi templi dell'antichità, scoperti proprio in questi anni in Germania. Ecco, bene che ci siano degli studiosi e degli archeologi che si interessano, insomma, di questa cosa. A seguito di siccità, terremoti e carestie, tale popolo è migrato verso l'Europa centrale, la Grecia, dove c'era la cultura achea e micenea, che furono distruttrici, l'Anatolia,
dove erano presenti gli Ititi, la Palestina, in cui hanno avuto origine la civiltà fenicia e semita, e l'Egitto. Questa migrazione è nota come quella dei popoli del mare. Solo in Egitto Tolomeo riuscì a respingere la loro invasione. La coda dell'emigrazione dei popoli del mare fu rappresentata dai Dori, che si stanziarono in Grecia e in Egeo. Intanto, quasi contemporaneamente, secondo una teoria più accreditata tra il 3000 e il 2500, in Oriente c'erano tre popolazioni indoeuropee: i Kurgan, per le tombe a tumulo che si usavano nella zona del Volga, l'Alto Mar Caspio, i Transaucasici del Caucaso e i Nord Pontini della zona del Mar Nero. Queste popolazioni in particolare, la prima, influenzandosi e mescolandosi tra loro fino alla fine dell'età del rame, eseguirono delle migrazioni in Anatolia, i Titi, in Mesopotamia, gli Arii, Grecia, Macedoni e Micenei. L'Europa, la cultura di Unetice, in Boemia, crocevia di popolazioni. La divisione cominciò con l'inizio dell'età del bronzo e si perfezionò con l'età del ferro. La Boemia era un territorio ricco di ferro e si implementò con l'addomesticamento della razza equina. La parola cavallo ha la stessa radice in tutte le lingue indoeuropee e del bestiame. Contemporaneamente nel nord Europa, in particolare nella zona della Polonia, comparve la civiltà dei campi diurne, di origine nordica, che prende il nome dal modo in cui seppellivano i loro morti. La coda di questa migrazione orientale ebbe luogo con gli Sciti nell'800 avanti Cristo e si diffusero in Mesopotamia, originando prima la cultura caldea, di cui Abramo ne sarà un rappresentante, e poi quella assira, che sarà denominata fino all'avvento dei persiani. In Anatolia, ove erano presenti già i Frigi, i Lidi e i Pontini, in Grecia, in Italia, dove nel 900 avanti Cristo erano presenti gli Etruschi e ancora prima i Liguri e gli Italici, ed in Europa centrale, dove era presente la migrazione dei popoli del nord. In particolare, con riferimento a quest'ultima, intorno al 700 avanti Cristo, nella zona del Saxe-Kalmar-Gott, che sarebbe Salisburgo e Carinzia, fino al 450 avanti Cristo, si diffuse la cultura di Hallstatt, abile nel commerciare il sale, di cui la loro regione era molto ricca. Ecco, come voi sapete, con la scoperta del sale, quando hanno sentito che la carne era insaporita, era più dolce, qua è cominciato praticamente un andirivieni, perché ad Hallstatt, che è una regione, è una cittadina in Austria, c'erano proprio delle miniere che ci sono tuttora, e c'è anche un museo ad Hallstatt dove sì, di Salgemma. Esatto. Bene. Allora, di cui la loro regione era ricca, il sale, con i popoli italici e nordici. Si trattava dunque di una cultura di crocevia, basata prevalentemente su due classi sociali legate, quella aristocratica e quella dedita alla pastorizia. La fine della cultura di Hallstatt segna l'inizio della cultura di Latenè è una località in Svizzera, nel 450 e 50 avanti Cristo, situata sulle rive del lago Neuchâtel, caratterizzata dall'arte espressionista, dalle rappresentazioni dei particolari e dei dettagli, dall'inizio di immigrazione di popoli e dalla valida rete di commercio di massa che furono in grado di impiantare dalla conseguente nascita di una proto-borghesia. Questo passaggio
è stato motivato anche da una differente esigenza sociale. Nuovi ceti aspirarono al potere, per cui la vecchia aristocrazia astatiana viene soppiantata. Dunque, all'inizio del 600 avanti Cristo, come risultato di queste ultime due culture appena descritte, Astat e l'Atene, nella zona che comprende il basso Rodano e l'alto Danubio, ha origine la popolazione celtica, che di cultura nomade comincia a migrare verso l'Italia settentrionale, dove si stanzia attorno a Mediolanum, Milano, ed entra in contatto con gli Etruschi. L'Europa centrale, facendo scomparire la cultura di Astat, la Francia, da cui hanno origine i Galli, la Germania, dove si integrano con i Germani, i Suebi, i Marcomanni, i Longobardi, Ermunduri, Quandi e Semnoni, popolo proveniente dall'area del Baltico, differente da quella dei Celti, la Gran Bretagna, dove ebbero uno sviluppo più arretrato, la Serbia, la Macedonia e l'Anatolia, che sarebbe la Turchia, dove compaiono i Galati. La parola celtico in greco significa Galatos, che importarono culti religiosi orientali. In particolare per la Gran Bretagna è opportuno precisare che intorno al 900 avanti Cristo e al 500 avanti Cristo ci furono due ondate di migrazione di popoli di origine indoeuropea che si sovrapposero alle popolazioni preesistenti derivate dagli ex Atlantidi, giunto nel 3000 e nel 2000 avanti Cristo. La prima fu legata a popoli di lingua gaelica che, partiti dalla Spagna settentrionale, approdarono in Irlanda, Scozia e Isola di Man. Svilupparono una lingua denominata celtico, poiché al posto della lettera K si utilizzava la lettera Q. La seconda migrazione fu caratterizzata da popoli britannici che, partiti dal Belgio, in piena età lateniana, dunque nella massima fase dello sviluppo socio-economico, colonizzarono l'Inghilterra, il Galles e Cornovaglia, e sviluppando il celtico P, poiché la K era sostituita da P. Ad esempio, la parola indoeuropea equus, che significa cavallo, si scrive equos in gaelico ed epos in britannico. Dunque, la mutazione consonantica QP caratterizzò due tipologie di popolazioni che si differenziarono anche per scelte architettoniche ed urbanistiche. Le prime vivevano in fortificazioni, le seconde in villaggi. È anche probabile che la migrazione dei secondi spinse i primi verso zone più lontane. Il termine gaelico deriva dalla parola Gwydel, che significa selvaggi, e fu attribuita in una fase di migrazione dai gallesi agli avi degli irlandesi che vi insediarono. I Celti hanno risentito molto della cultura scita, sia per l'uso delle tombe a tumulo, sia per l'allevamento del cavallo ritenuto sacro, sia per il rito di tagliare e conservare la testa del nemico a protezione della propria capanna, sia per la suddivisione in classi sociali, ove l'aristocratico era chi possedeva più cavalli. Dunque i Celti hanno subito influenze orientali, sciti, curgan, greci, etruschi ed europee, cultura di Astat e di Latene, popoli del nord, sviluppando a loro volta una propria cultura. Ecco, come capite un po' com'è la storia di questi popoli, come è molto variegata. Però chi ha fatto questa premessa è molto precisa, perché poi in tanti libri più o meno sono cose che gira e smissia, come si dice. Non so se tu l'hai visto quel libro di George Dumézil, La storia degli sciti.
che proprio è un volume gigantesco, mm-hmm. proprio Dumézil è stato uno dei maggiori studiosi dei indoeuropei che sono esistiti in questo secolo, è morto nell'80 qualcosa, e lui ha fatto, ad esempio, si era proprio specializzato nello studio di città indoeuropee, e lui ha fatto proprio un volume gigantesco proprio sugli sciti, proprio tutta la loro cultura, la diffusione, la società. È un libro vecchiotto, però, che vale la pena di andare a recuperare se uno vuole farsi un'idea di popolazioni molto molto antiche che sono alla base dell'Europa. Eh sì, proprio alla base dell'Europa. Per esempio anche i Veneti, poi magari approfondiremo se c'è il tempo, oppure in un'altra fase vedete che com'è variegato anche la storia di Veneti antichi. Che poi, come capite, che i Veneti, e anche questo è un popolo indoeuropeo, per cui gli autoctoni erano gli Euganei, che anche loro avevano tutta una loro caratteristica particolare. Adesso sto leggendo un libro in cui si fa riferimento anche a un re euganeo che si chiamava Telefe, pensate un po'. Che libro è, così casomai? Sono Le origini di Padova, è un libro scritto nel 500, molto... particolare, perché non è scritto come è scritto un libro, perché per esempio la S è fatta con una F, la V è una U. Perché c'è anche nel latino. C'è anche nel latino, esatto, perché fa un po' riferimento al modo di scrivere del 500. Ma è un libro di recente o? No, non è un libro di recente. Beh, casomai se dai le coordinate, qualche lettore curioso sicuramente lo va a recuperare. Sì. Ti ricordi l'autore o no? L'autore è Lorenzo Signori. Lorenzo Signori e Le origini di Padova. Casa editrice, te la ricordi? Non me la ricordo. Beh, a parte che qua a Padova appunto c'è sempre l'Esedra, l'editrice Programma, che ad esempio hanno un catalogo enorme su quello che riguarda anche l'antichità del Veneto. Magari la prossima volta, ecco, mi ricordo, lo porterò via, ecco. Sì, comunque, se voi andate a cercare la casa editrice di Esedra, che ha recuperato il catalogo della Programma, non so se avete visto i loro libri, hanno fatto dei libri veramente consistenti sulla storia proprio dei Veneti, sulle origini, sulla civiltà. Voi che apriamo, sì. Se c'è magari qualcuno. Sì, beh, abbiamo 11 minuti, perciò i numeri telefonici sono aperti, sono 049 700 700 e 049 700 838, se qualcuno vuole chiedere, intervenire in tema, fare delle domande inerenti alle tematiche che abbiamo affrontato in trasmissione, le linee sono aperte, c'è già qualcuno. Sei pronto? Pronto, ciao. Sono Francesco, ciao. Vedi che l'ho detto per te. Ciao. Ciao. Infatti io l'ho detto apposta per te, ho detto cerca di essere preciso, così se no Ivano poi mi chiama e mi dice hai i riferimenti del libro? Infatti ti ho chiamato per e un saluto a Ettore. Sì. Grazie, ti saluto anch'io. Sì, molto anche preciso nelle cose. Niente, due cose, no? Hai detto prima il libro della la storia di Padova, Lorenzo Signori. Sì. Io conosco un Lorenzo Signori, ma non credo, perché è un mio amico, non credo che abbia scritto niente. No, ma questo è un libro del 500, mi dicevi, Ettore. Sì, ma sai che potrebbe essere comunque anche questo... Abita qua vicino a Bassano, Rosap, abita qua vicino a Bassano, non so se... Io comunque è un libro che neanche una settimana che ce l'ho a casa, e l'ho trovato in una biblioteca. E adesso sono arrivato, ti dirò... avrò letto una ventina di pagine, ecco, e lo sto terminando praticamente, però mi ricordo quello che mi ricordo, capisci, perché non ho letto la casa editrice, mi ricordo, ecco, di questo Lorenzo Signori, che potrebbe essere comunque anche quello che citi te. Esatto, perché se lo trovo io anche un numero di telefono, ci conosciamo da tanti anni comunque. No, purtroppo sai, tanti libri non hanno mercato, non vengono distribuiti. Esatto. Io ad esempio, per dire, quest'estate ero a Recoaro di passaggio e ho trovato un libro su un movimento ereticale che è comparso nel 1400 nel Padovano. Cioè, l'ho recuperato perché la cosa era interessante, anche se era in ambito cristiano, però esistono tutta una serie di pubblicazioni che è difficile da reperire, che però sono interessanti proprio per le notiziole, per i riferimenti, per le curiosità, per i particolari che sono proprio scomparsi, insomma. E dopo, Francesco, un'altra cosa, no? Sempre in libreria oggi ho trovato, cioè non so se conosci Mario Livio, ha scritto le dimensioni auree, una roba del genere così.
Manlio aveva fatto un trattato di un Livio, sono sicuro che se cioè ha due nomi, no? Uno è ma è un trattato di astrologia, perché c'era un antico autore romano che si chiama Manlio che aveva scritto no, è un moderno, è scritto sulle dimensioni auree, sulla sezione aurea. Bravo. Sì. No, ma guarda, io ti dico, la sezione aurea la conosco perché ho letto i libri di Messori, perciò... Ah, ma non c'entra niente allora, sezione aurea... Sì, è la teoria di una che sarebbe un metro di misura della perfezione dell'universo. Ah, cioè non guarda, vale io ti dico, pena... Cioè, io quello che ho letto l'ho letto sui libri di Messori, che era l'amico del compianto Pulcinella di Roma. Però insomma non è una cosa che più di tanto mi attiri, insomma, parlo personalmente, insomma. Poi logicamente uno può trovare anche uno spunto, però ti ho chiesto appunto se conosci, perché c'era anche sul giornale, no, su Repubblica pubblicizzato, allora e c'è anche in biblioteca e in libreria, allora la sezione... No, guarda, di questa sezione euro se ne parla moltissimo, però guarda, sinceramente a me non mi attira. Perciò, niente, allora, pur essendo un ragioniere, perciò di consumare. Ero dubbioso anche. E niente, un'altra cosa, poi purtroppo trascuro Ettore. E niente, non preoccuparti. Era il nostro scrittore, quello di oggi, no? Francese. Sì. Perché Dio è quello Si è trattato di teologia. Sì. Su Repubblica, pagina 20-35, è una pagina della cultura, una grande pagina, dunque è tutta una pagina, perché Dio non muore mai, è scritto da lui su questa pagina. Vabbè, sì, praticamente sì, l'hanno fatto il classico estratto, la classica anticipazione. Guarda, andrò a leggerla. Comunque se il Dio dei cristiani è morto, perciò sepolto, tranquillo. Non... Sì, ecco. In caso mai gli scriverò che si tranquillizzi. Neanche tenere, siamo per... Comunque niente così... Sai, come diceva Nietzsche, noi combatteremo anche quando sparirà anche l'ombra di Dio, del Dio dei cristiani. Sì. L'ha scritto Nietzsche e noi siamo dei buoni amici di Nietzsche. E poi c'è un altro articolo sui preti, che bisogna sposarsi, che bisogna sposarsi, bisogna stare attenti come si fa. Sì, beh, quelli sai, sono famiglia... Sai, c'è la famosa frase di Umberto che dice le masturbazioni cerebrali le lascio a loro, preferisco qualcos'altro. Il vescovo Nosiglia, appunto sul Gazzettino di Paolo, il giornale dice sul Gazzettino, c'è un articolo di Nosiglia che dice che bisogna stare attenti ai costumi, ai matrimoni. Se Nosiglia lasciasse più fare, ad esempio, le amministrazioni pubbliche di Vicenza, sarebbe anche meglio. Articoletto, un quadratino. Sì, basta pensare che ad esempio ha bloccato un'intera città come Vicenza, un intero consiglio comunale, che quando avevano proposto, detto, facciamo un registro delle coppie di fatto, lui si è opposto gli amministratori hanno dovuto rinunciare, insomma. Sì. È un'altra cosa che sono stato stupito, non ho visto niente sulla manifestazione di Cittadella. Ettore era presente, lui ti può garantire che c'erano le 15.000 persone di cui parlano i giornali, sì. Sicuramente c'erano, se è non strano, di più. È strano, ma non ho visto nei giornali, perché li ho presi i giornali. Sì, no? Guarda, ti dico, sia prima che dopo. Dico, io faccio rassegna stampa e ti posso assicurare che non è uscito, dopo della manifestazione, visto il successo non è uscito niente. Qualcosa è uscito prima, l'unico articolo che è uscito è Il Mattino di Padova e basta. Tra l'altro, anche perché la giornalista è stata una brava giornalista, perché ad esempio è venuta sugli stand, è venuta a parlare con le persone, è venuta a parlare anche con noi, e ti dico, però è stata l'unica persona che si è comportata correttamente, cioè ha fatto un articolo sulla manifestazione, l'unica. Forse perché ci sarà... C'è diciamo l'incontro, la manifestazione di cordi della Lega con no, ma cioè Rise Veneto non essendo un partito politico, no, non è soltanto quello, magari perché non si oscuri, diciamo che adesso... che fare è prevalere, magari... quando qualcuno parla di cultura c'è qualcuno che preferisce silenziare tutto, insomma. Esatto. Sì, penso di sì. D'accordo, Francesco. Bene, ciao Ivano, ciao. Ciao Ivano, ciao.
Ecco, per fare un inciso su questa cosa, vedi, chi cerca di portare avanti un discorso di identità, anche se non è politica la cosa, pensa, fai una riflessione, perché hanno cercato in tutte le maniere, perché anche i telegiornali locali, ma anche nazionali, non parlano più di Veneto o di Triveneto, ma chiamano Nord-Est, capisci? Ah, c'è anche questa invasione di campo per portarci via quello che è una nostra cosa. Tu fai conto, una manifestazione di questo tipo, che ha avuto un successo enorme, nonostante che siamo stati sfigati per la pioggia, però cioè, dalle 10 mattina alle 6, sì, ecco, però fino al periodo, insomma, che c'è stato bel tempo, gente ce n'era tanta, ed è sarà una manifestazione che dovrà solo crescere, capisci? E probabilmente c'è qualcosa che probabilmente dà fastidio, ecco. Io mi auguro e auspico che i ragazzi che hanno a cuore questa cosa, ma non solo i Raise Venete, molte associazioni, di tenere duro, perché è molto importante per la nostra identità, la nostra cultura e le nostre radici. Beh, se tu pensi anche al convegno, io e Ettore eravamo al convegno di venerdì sera sulla lingua. Cioè, anche al convegno, ad esempio, c'era un Sabino Acquaviva, che era un docente universitario, che è intervenuto parlando dell'importanza della lingua, cioè facendo riferimenti storici attuali sul corso della lingua. E anche il convegno sulla lingua del venerdì sera, ti dico, era un convegno interessante. Cioè, Sabino Acquaviva è un docente importante, conosciuto, eppure anche quello è stato silenziato come notizia. Insomma, sì, una figura come Sabino, che io era la prima volta che lo vedevo e lo sentivo, però sono stato veramente entusiasta dal modo in cui si esprimeva a favore delle parlate, a favore delle tradizioni, a favore della cultura veneta, in modo di una cosa di portare avanti e mai demotivare la cosa. Che tra l'altro ho avuto anche modo di poter parlare, lui si è anche così impegnato, metto tra virgolette, nel caso in cui noi riusciremo a fare la festa celtica l'anno prossimo, di venire a una conferenza, ecco. Bene, abbiamo un minuto. Un minuto è molto poco, però giustamente io, ecco, vi ho parlato di Celti, io sono riuscito ad avere un sacco di queste informazioni che io vorrei anche passarvele, perché ho delle fotocopie, in modo che magari se qualcuno, ecco, vuole approfondire la conoscenza, basta che chiami Francesco o telefoni in radio, che io domani sera sarò qua. Sì, beh, noi siamo qua per l'assemblea, ecco, per l'assemblea degli speaker, magari ne lascerò qua in radio diverse copie, ecco, in modo che qualcuno magari ne può approfittare, perché le lasceremo qua e sono del tutto gratuite. Ecco, io vi saluto e ci sentiremo alla prossima. Ciao a tutti. Ecco, io ricordo che per chi vuole vedere le foto di Cittadella c'è www.raisevente.net per quanto riguarda la festa nel suo complesso, per quanto riguarda il discorso dei pagani a Cittadella www.federazionepagana.it, e ci sono le foto dei pagani con la Dea Reitia. Ciao a tutti, noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.